ciclo, dati aperti e dati territoriali, pratiche diffuse di interoperabilità e nuovi scenari alla luce della direttiva europea Open Data. Questo è il secondo appuntamento di questo. Questo ciclo, ricordiamo che questo webinar fa parte di un percorso, come dire, di formazione e informazione sulla transizione, sulla trasformazione digitale della pubblica amministrazione ed è un progetto a valere sul PON Governance e capacità istituzionale. Io sono Ugo Bonelli, collaboro con il Formez nell'organizzazione e nella gestione di questi webinar, oltre ad un'altra serie di attività. Oggi parliamo delle pratiche di interoperabilità con specifico riferimento ai database geotopografici. E in particolare cerchiamo di capire come la nuova direttiva europea sul riutilizzo delle informazioni va ad impattare su questa tematica. Dopo una mia brevissima introduzione, abbiamo un piccolo cambio di programma, in quanto Gabriele Ciasullo è impegnato su un'altra attività e viene sostituito da Antonio Rotundo, che ci dà un po' il quadro generale, delle strategie nazionali sull'informazione territoriale e geospaziale e proprio, con uno specifico riferimento alle pratiche e alle iniziative europee sui dati. Successivamente affrontiamo le specifiche dei database geotopografici e vediamo poi in successione delle applicazioni a casi concreti, uno da parte dell'Enea e un altro da parte del Comune di Genova, del Sistema Informativo Territoriale. Vorremmo poi mantenere un qualche minuto per le domande finali e per le conclusioni, alle quali poi speriamo ci possa raggiungere appunto Gabriele Ciasullo per una chiusura dell'ora e mezza e della mattinata. Io non mi dilungo in altre parole, in altre parole, ricordo a tutti che troverete poi la registrazione dell'evento, del webinar insieme ai materiali nella pagina su Eventi PA del webinar e nel primo pomeriggio, all'ora di pranzo più o meno, una volta caricate le presentazioni e il video saranno disponibili Grazie sulla Ugo, pagina. buongiorno a tutti. Come Chiederei a detto, il questo mio è punto solo ad un Antonio Rotundo di intervento accendere la introduttivo, giusto webcam per dare e qualche di elemento di contesto. Poi iniziare il poi il cuore suo del intervento webinar saranno introduttivo e di le contestualizzazione presentazioni e della gli mattinata. interventi successivi. Grazie Antonio, per Parlando te di una decina di informazione geografica, minuti, non si mi può non raccomando fare consulti i riferimento alla relatori, siamo direttiva tanti, quindi cosiddetta cerchiamo Inspire, di che ha stare nei istituiti tempi che del che ci 2016, siamo quindi sono dati. 14 anni, Grazie che è stata Antonio, a te la adottata parola. e Prego. applicata nei vari stati membri e che ha istituito in Europa un'infrastruttura per l'informazione territoriale che si basa poi sulle infrastrutture nazionali. La direttiva Inspire ha dato una serie di regole tecniche su cinque componenti di questa infrastruttura, che sono i metadati, dati e servizi, servizi di rete, accordi di condivisione sui dati e attività di coordinamento e di monitoraggio. E la direttiva Inspire, come credo sappiate benissimo, ha identificato alcune categorie di dati su cui queste regole tecniche devono essere applicate. Nella slide vedete qualche esempio e abbiamo voluto evidenziare anche che buona parte del contenuto dei database geotopografici, che poi, come dicevo, sarà il cuore di questo webinar, oltre alle estensioni che sono state poi definite, buona parte del contenuto dei database geotopografici trovano comunque una corrispondenza sui temi Inspire. I temi Inspire sono 34, sulla slide, come dicevo, c'è solo qualche esempio e ci sono gli esempi che poi fanno riferimento alle applicazioni pratiche e alle estensioni che sono state definite. Quindi
indirizzi e il tema Inspire, toponimi e numeri civici e il tema di BGT, e sulla base di queste delle regole, delle specifiche sui dati di Inspire e di BGT è stata definita una prima proposta di data model per l'ANCS. Così come per quanto riguarda le utility e i servizi governativi come Teminspire, il corrispondente strato sono le reti di sottoservizi, e sulla base di queste categorie tematiche sono state definite poi i data model di SINFI e PEL in illuminazione pubblica. Proprio in questi giorni è in corso il monitoraggio annuale che la Commissione europea fa sull'applicazione della direttiva Inspire, quindi va a misurare come e quanto la direttiva Inspire è stata applicata, nei vari Stati membri su quelle quegli elementi che costituiscono l'infrastruttura che abbiamo visto prima. E questo sarebbe l'anno conclusivo di applicazione della direttiva Inspire, che prevedeva quindi una roadmap di 14 anni dal 2007 al 2021. Ovviamente non tutti gli obiettivi, o almeno non sono stati raggiunti al 100% tutti gli obiettivi che la direttiva Inspire si prefiggeva, e quindi si prevede comunque una continuazione, un futuro per Inspire, che è delineata nella strategia europea dei dati che è stata definita dalla Commissione europea lo scorso anno, a febbraio dello scorso anno. Questa strategia è basata sui quattro pilastri che vedete nella slide, quindi un quadro di governance intersettoriale per l'accesso ai dati e il loro utilizzo, e proprio su questo è in via di definizione quello che viene chiamato un Data Governance Act. Gli investimenti sui dati e soprattutto il rafforzamento delle infrastrutture, e direi soprattutto in questo ambito dell'interoperabilità, quindi per consentire l'elaborazione e l'utilizzo dei dati stessi. Il capitolo delle competenze, che ovviamente sono molto importanti sia nella pubblica amministrazione che nelle società, nelle imprese e anche tra i cittadini, e poi la definizione di alcuni spazi comuni di dati che riguardano settori strategici e che fanno sì di creare un mercato unico dei dati, in modo tale che i dati possano circolare liberamente nell'Unione Europea e quindi essere sfruttati anche dal punto di vista economico, e quindi creare sviluppo economico. Per quanto riguarda gli spazi comuni europei di dati, nella slide viene segnalato solo quello che riguarda il Green Deal. Questo perché ha una corrispondenza, come vi dicevo, poi con Inspire. Spazi comuni europei di dati riguardano, per esempio, i dati industriali, i dati per l'agricoltura, i dati sanitari, i dati finanziari. Tra questi ci sono anche i dati sul Green Deal, cioè tutti quei dati che possono essere utilizzati e sfruttati riguardo ai cambiamenti climatici, alla transizione ecologica, all'inquinamento e così via. Nell'ambito di questo spazio comune europeo è definita un'iniziativa chiamata Green Data for All, che mira, tra le altre cose, a fare una valutazione e un eventuale riesame della direttiva Inspire, proprio per allineare questa direttiva e quindi consentirne, diciamo, la continuazione alla luce delle tecnologie e dell'innovazione che si è avuta in questi 14 anni da quando la direttiva Inspire è stata definita. Alla strategia europea di dati si lega anche ovviamente la nuova direttiva sugli open data, che diciamo, è al centro anche di questo ciclo di webinar. Direttiva emanata nel 2019, che è stata recepita proprio qualche settimana fa e pubblicata in Gazzetta Ufficiale qualche settimana fa, è stata recepita quindi con il decreto legislativo 200 del 2021. Questa direttiva ovviamente sostituisce, diciamo, la vecchia direttiva PSI, quindi Public Sector Information, e disciplina il riutilizzo dei dati della pubblica amministrazione, aggiungendo però anche i dati che sono detenuti dalle imprese pubbliche. Anche qui il collegamento con Inspire è che le disposizioni definite da questa nuova direttiva Open Data si applicano ovviamente a tutte le tipologie di dati, e quindi anche ai dati che ricadono nell'ambito della direttiva Inspire.
C'è una precisazione, soprattutto nel decreto di recepimento della direttiva Open Data, che il fatto che comunque i dati territoriali su cui si applica la disciplina di riutilizzo definita da questa direttiva, comunque vanno applicate su questi dati le regole tecniche che sono state definite dalla direttiva Inspire. Per cui se io devo produrre un dato territoriale, lo devo produrre secondo le regole Inspire, devo documentarlo attraverso i metadati secondo le regole Inspire, ovviamente per consentirne il riutilizzo come Open Data devo seguire poi le regole definite dalla direttiva Open Data. Su questa direttiva, qui facciamo accenno soprattutto al fatto che la direttiva identifica anche una serie di categorie di dati che vengono chiamati dataset di elevato valore proprio perché costituiscono un patrimonio che potrebbe impattare ovviamente positivamente sullo sviluppo, sull'economia e così via. Tra queste categorie tematiche ci sono, come vedete al primo posto, i dati geospaziali e poi i dati relativi alle osservazioni della Terra e dell'ambiente. Queste sono solo le categorie. Adesso ci si aspetta che la Commissione europea, così come previsto dalla direttiva, definisca un atto specifico per individuare per ciascuna di queste categorie quali sono i dataset di elevato valore. Ovviamente questi dataset di elevato valore identificati attraverso questo atto della Commissione sono comuni a tutti gli Stati europei, per cui non è che uno Stato può definire propri dataset di elevato valore, perché comunque se si parla di mercato unico di dati, come dicevo prima, è chiaro che questa definizione deve essere fatta comunemente. Tornando e quindi passando alla dimensione nazionale, il documento di riferimento è il piano triennale di cui è stato pubblicato proprio recentemente, qualche settimana fa, anche meno, l'aggiornamento 2021-2023. Il piano triennale identifica alcuni obiettivi anche per quanto riguarda i dati che attengono alla condivisione dei dati al riutilizzo, alla qualità di dati e metadati, alla valorizzazione del patrimonio pubblico. Tra questi, con riferimento a questi obiettivi, sono stati poi definiti delle azioni e dei risultati attesi, tra cui ci sono anche alcune azioni relative a dati territoriali. Nella slide è evidenziato uno dei risultati attesi per i dati territoriali, che è quello della disponibilità di questi dati attraverso i servizi previsti dalla direttiva Inspire. Poi c'è un'ulteriore azione, quindi un altro risultato atteso relativo alla qualità dei metadati, quindi l'adeguamento dei metadati alle ultime regole definite in ambito nazionale e di Inspire. E poi ci sono ovviamente altre azioni, altri risultati attesi che non sono specifiche per i dati territoriali, ma che o comunque impattano sui dati territoriali, come per esempio questo risultato atteso sull'aumento di numero di dataset di tipo aperto che adottano la licenza CC BY 4.0, che è quella raccomandata per i dati aperti. È chiaro che se un dato territoriale è anche aperto, è necessario che venga adottata ed è opportuno che venga adottata questa licenza. Per concludere, sulla base di questo contesto, poi su questo contesto si innestano le attività di AGID per l'informazione territoriale. Come sapete, AGID gestisce i due cataloghi nazionali dei dati, dati territoriali, quindi il repertorio nazionale dei dati territoriali, e il portale di dati aperti, dati.gov.it. Il coordinamento e l'integrazione di questi due cataloghi è stata resa possibile attraverso l'applicazione dello standard GeoDKTP, cioè una norma ponte, chiamiamolo così, che consente che i dati territoriali, che sono anche aperti e che sono descritti e documentati nel repertorio nazionale, siano disponibili anche nel catalogo dei dati aperti. E poi ci sono le attività di supporto, di definizione dei modelli dati
coerenti con il framework nazionale di interoperabilità alla base del quale ci sono le regole del database geotopografico che vedremo nelle presentazioni successive, così come il sistema di registri, cioè un sistema in cui sono registrati e quindi inseriti tutti gli elementi che vengono utilizzati nell'infrastruttura per l'informazione territoriale e che sono a cui viene assegnato un codice univoco in modo tale che se io utilizzo un certo elemento, quell'elemento ha una etichetta univoca, una descrizione univoca, un codice univoco in modo tale che io lo posso utilizzare in vari contesti di produzione di dati e di metadati. Un esempio concreto è l'utilizzo, per esempio, per il multilinguismo, nel senso che se io utilizzo un certo elemento anche nel database geotopografico e quindi a questo elemento do una certa etichetta in italiano, se viene utilizzato in un altro paese, ovviamente c'è difficoltà a interpretare e a capire quell'elemento utilizzato nel database. Se invece dell'etichetta utilizzo anche un codice univoco che è fornito dall'URI, quindi dal codice che viene assegnato in questo registro, accedendo attraverso quest'URI al sistema di registro, io posso trovare quell'etichetta e quella descrizione anche in tante altre lingue e quindi posso favorire in questo caso e garantire l'interoperabilità anche al di fuori dei confini. Questo è un esempio, ma ovviamente, questo sistema e questi elementi sono applicabili anche in altri contesti. Grazie. Grazie Antonio. Benissimo, grazie per l'introduzione. Passiamo al secondo intervento di Leonardo Donnaiola, che ci parla delle specifiche dei database geotopografici, con specifico riferimento agli standard dei dati geospaziali. Vediamo se... Perfetto, la presentazione si vede. Grazie Leonardo, a te la parola. Sì. Vedo un'altra presentazione per ora. Sì, adesso dalla regia la cambiano sicuramente. Perfetto. Prego Leonardo, dovrebbe essere quella corretta ora. Sì. Sono Leonardo Donnaloia in realtà, quindi Donna Loia. supporto ormai Agid da circa 15 anni sulle tematiche dati e servizi geospaziali come collaboratore o consulente in questo caso. Quindi lavoro essenzialmente con Antonio Rotundo e Gabriele Ciasullo negli ultimi anni, soprattutto appunto per la definizione di data model tematici. Integrati nei database geotopografici. L'obiettivo è quello di produrre dei data model appunto tematici che vedremo poi singolarmente anche nei successivi interventi che partono dai database geotopografici che rappresentano per noi la legge quadro di riferimento, non solo per noi, ma anche per tutte le amministrazioni che producono dati territoriali nell'ambito della propria attività istituzionale. Sono diventate obbligatorie, lo sappiamo, con il decreto 10 novembre 2011 e hanno una struttura tale che permette in effetti delle integrazioni e quindi ci permette di applicare i principi di interoperabilità richiamati sia dai diversi piani triennali sia dall'ultimo PNRR. Il modello di interoperabilità, il framework di interoperabilità di cui vi parlerò, in realtà interviene nella fase di progettazione dei modelli e quindi dei sistemi. Quindi non è il modello di interoperabilità definito da Agid con le API, eccetera, ma interviene appunto in fase di modellazione dei sistemi. E questo permette appunto l'interoperabilità non solo nei dati, ma anche nelle pubbliche amministrazioni che li producono e che sono responsabili degli stessi. Tutti questi documenti li trovate sul sito geodati.gov.it di Agid nella sezione Dati territoriali, regole tecniche.
AGID segue per questi documenti sia la fase di predisposizione sia la fase di aggiornamento degli stessi. Quindi troverete anche dei documenti che segnalano le variazioni nelle diverse versioni dei modelli che abbiamo pubblicato, però è importante dichiarare subito nella fase iniziale che le nostre competenze non sono relative ai domini tematici che andiamo a trattare, ma alla definizione di modelli che accolgono quei tipi di domini. Faccio un esempio, ovviamente non abbiamo competenze sull'illuminazione tecnica né l'illuminazione pubblica né sull'efficientamento della stessa, ma abbiamo fornito un supporto a Enea per la modellazione dei dati relativi appunto a questo tipo di dominio. Lo stesso discorso vale per il SINFI, quindi per il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, la cui competenza di dominio rimane del MISE, e il nostro contributo è appunto stato quello di realizzare un modello conforme e interoperabile rispetto alle specifiche sui database geotopografici. Lo stesso vale per l'ANCSU, ma lo vedremo successivamente. Quindi il cuore, il punto di partenza per noi è rappresentato appunto dalle specifiche sui database geotopografici. Sono obbligatorie dal 2001 e proprio la strutturazione ad albero di questo modello dati, di questo documento, ci permette di poter fare delle integrazioni sistematiche e tematiche in maniera da rendere il database geotopografico integrato un oggetto effettivamente interoperabile sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista delle amministrazioni che contribuiscono al suo popolamento. Il database geotopografico è strutturato appunto, cioè questa struttura d'albero in strati, temi e classi, 11 strati, 36 temi e 165 classi, e tratta tutte le tematiche geotopografiche, quindi tutte le tematiche che servono alla rappresentazione del territorio. Dal 2011, vi dicevo, sostituisce la vecchia produzione di cartografia regionale, quindi essenzialmente le CTR, le carte tecniche regionali, e rappresenta un elemento fondamentale, in quanto fa parte delle componenti che definiscono un sistema informativo territoriale, quindi quello che normalmente viene chiamato SIT. Quali sono le altre componenti? Ovviamente l'organizzazione, quindi essenzialmente la pubblica amministrazione, poi le componenti hardware e software, cioè gli ambienti di sviluppo che le pubbliche amministrazioni scelgono per implementare i propri sistemi informativi territoriali e per produrre soprattutto i servizi applicativi. In questa slide poi si capisce tutto quello che può essere il contributo dei dati geospaziali ai documenti che definiscono la strategia per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Quindi partendo dai piani triennali, ultimo dei quali lo diceva Antonio, l'aggiornamento 21-23, fino ad arrivare al PNRR. Che nella missione 1 in particolare mette come obiettivo essenziale la valorizzazione dei dati della pubblica amministrazione attraverso appunto l'interoperabilità per la definizione di servizi applicativi e innovativi che facciano diventare, diciamo, la pubblica amministrazione il miglior alleato, è proprio questo il termine usato nel PNRR. Sia per la stessa pubblica amministrazione, sia per i cittadini e le imprese. Vi dicevo che l'elemento essenziale del database geotopografico, cioè il contenitore effettivo degli oggetti, è rappresentato dalla classe. Quindi nel documento Linguaggio Naturale troverete strati, temi e classi. Le classi sono i contenitori degli oggetti territoriali veri e propri. Possono essere assimilati, se vogliamo, allo shapefile, ora banalizzando un po' la condizione. Per ogni classe viene definito un nome breve, un codice. Questo è importante anche con riferimento a quello che diceva Antonio Rotondo prima, cioè alla, diciamo,
catalogazione di questi codici attraverso un identificativo nel sistema di registri SPI. E sempre le caratteristiche della classe sono ovviamente le obbligatorietà, cioè presente una specifica estesa e una obbligatoria per le pubbliche amministrazioni con riferimento a due scale di intervento, NC1 1000-2000, NC5 5-10.000. Per ogni classe viene definita anche una o più componenti spaziali e una struttura di attributi. Vediamo un caso, esempio semplice, diciamo, è quello rappresentato dalla classe albero isolato, che ha un proprio appunto nome breve, codice, ha la definizione delle obbligatorietà che vedete con la P vertice a sinistra, una componente spaziale che nel caso dell'albero isolato da geometrica tridimensionale e una struttura di attributi. Questo documento, quindi la specifica sui database topografici, definiscono un modello concettuale. Questo modello concettuale individua un ambito di riferimento all'interno del quale ci sono dei contenuti, le classi che possono essere fra loro relazionate. E quindi diciamo che questo modello concettuale ci permette poi di produrre database geotopografici. Spesso viene usato come documento di riferimento per la predisposizione di gare, soprattutto per le amministrazioni regionali, che rappresentano l'organo cartografico di riferimento più importante a livello nazionale per queste scale di. Quindi le specifiche di contenuto sui database geotopografici rappresentano di fatto un'ontologia molto approfondita di questa particolare tematica, appunto quella dei dati. Quello che intendiamo fare, ma che in realtà abbiamo fatto producendo i modelli tematici che vedremo successivamente, è rendere effettivamente interoperabile questo tipo di approccio, questo tipo di modello con altri tematismi, in alcuni casi rapportabili ai contenuti propri delle specifiche sui database geotopografici, quindi arricchendo in qualche modo i contenuti già presenti nel database geotopografico, in altri casi con altri tematismi esterni ai dati geospaziali, geotopografici meglio, che però detengono, diciamo, nell'informazione geografica, quindi nella componente spaziale, un elemento sostanziale. Quello che vi dicevo, tutto quello, le attività che vedremo sono funzionali all'applicazione in effetti delle diverse strategie nazionali per la digitalizzazione e l'innovazione della pubblica amministrazione. Proprio questa interoperabilità ci permette appunto di valorizzare il patrimonio informativo della pubblica amministrazione e di produrre dei servizi applicativi innovativi che, richiamando ancora il PNRR, fanno diventare la pubblica amministrazione il miglior alleato sia di se stessa, considerando i vari livelli, diciamo, di organizzazione della pubblica amministrazione, sia dei cittadini e delle imprese. Allora, a questo punto vediamo qual è il framework che abbiamo seguito, qual è il processo, meglio, che abbiamo seguito per la produzione dei modelli tematici attualmente attivi e qual è quello che chiunque di voi fa parte di una pubblica amministrazione e ha questa necessità può seguire per produrre un proprio modello tematico. Per fare questo ho definito, diciamo, tre step di intervento. Il primo step riguarda la verifica dei contenuti della specifica sui database geotopografici presenti nella specifica estesa. La specifica nazionale prevede sia una specifica estesa, cioè allargata, sia una definizione di obbligatorietà che restringe di fatto i contenuti di quella specifica. Quella che è obbligatoria ovviamente è quella che fa fede come riferimento nazionale. La specifica estesa però in realtà contiene dei contenuti
molto approfonditi, e li vedremo poi velocemente, relativamente ad alcune tematiche che di fatto sono parzialmente rapportabili alla tematica geotopografica, ma che spesso appunto riguardano tematismi più approfonditi. Quindi il primo step nella definizione del mio modello tematico riguarda la verifica dei contenuti che voglio integrare presenti nella specifica estesa dei database geotopografici. Se questo tipo di segnalazione, cioè questo tipo di del, se il contenuto che mi interessa è effettivamente contenuto, scusate il gioco di parole, nella specifica estesa, apporto una modifica allo standard nazionale aggiungendo delle obbligatorietà. Se questo non è possibile, passo allo step successivo. In questo caso abbiamo molti esempi da farvi vedere. Lo step 2, diciamo, si concretizza nella verifica dell'opportunità di accorpare a contenuti già presenti nella struttura d'albero della specifica sui database geotopografici dei contenuti che intendo modellare, dei contenuti tematici che intendo modellare. Se questo è possibile, ovviamente ho chiuso il mio ciclo e aggiungo puntualmente i contenuti a strati o temi o a classi già presenti nelle specifiche sui database geotopografici. Ultimo passo, se le prime due condizioni non sono possibili, proseguo con l'aggiunta di un nuovo strato, un nuovo tema e delle classi alla specifica di contenuto. Anche in questo caso poi vedremo degli esempi. Ma partiamo dallo step 1. Quali sono le casistiche che rientrano in questa prima modalità? Quella di aggiungere appunto delle obbligatorietà alle specifiche sui database geotopografici estese. Nel caso in cui, per esempio, un comune abbia la necessità di fare un progetto di smart community, per esempio, relativo alla mobilità, e ha la necessità di aggiungere il grafo ciclabile al proprio database geotopografico, può operare direttamente aggiungendo delle obbligatorietà rispetto alla classe, in questo caso elemento ciclabile. Lo stesso può essere fatto anche per quanto riguarda gli attributi, quindi le specifiche estese contengono tutta una serie di informazioni non obbligatorie che possono essere però sfruttate per produrre proprio modello dati tematico, e lo stesso è possibile farlo anche per integrare, diciamo, i domini relativi agli attributi di tipo enumerato con le obbligatorietà riferite alle istanze di questi domini. Step 2, nel caso in cui non ho nella specifica estesa dei contenuti che mi permettono di integrare il mio modello tematico nel database geotopografico, quindi è necessario aggiungere dei contenuti che però fanno riferimento a temi e strati o classi, lo vedremo, preesistenti nel database geotopografico, cioè che sono già trattate nel database geotopografico. E questo è il caso del modello dati SINFI. In questo caso, ribadendo sempre che Agid non ha messo sul tavolo competenze sull'aspetto relativo al dominio di riferimento, ma competenze rispetto alla modellazione di quel dominio rispetto ai database geotopografici, il progetto SINFI, vi dicevo, ha la necessità di approfondire alcuni contenuti già presenti nel database geotopografico. La finalità del SINFI, il Sistema Informativo Nazionale Federato delle infrastrutture gestito dal MISE, è quello di produrre un sistema per velocizzare ed economicizzare la diffusione della banda larga sul territorio nazionale. Quindi al SINFI non bastavano le informazioni già contenute per questo tipo di tematica nel database geotopografico, ma aveva la necessità di approfondire alcuni contenuti. Quindi abbiamo prodotto un modello tematico ad hoc che, per intenderci, aggiungeva dei contenuti alle classi già esistenti nel database geotopografico.
Vi faccio un esempio: per la rete, per esempio, di approvvigionamento idrico, il database geotopografico richiede solo la tipologia di rete e la denominazione del gestore della stessa. Al SINFI servivano informazioni più approfondite relativamente all'infrastruttura che accoglie la rete, alla disponibilità eventuale di quell'infrastruttura per predisporre altre reti, quindi l'occupazione parziale della stessa infrastruttura, e informazioni più approfondite, per esempio, relative alla portata dei tubi, alla pressione, al diametro, eccetera. Quindi abbiamo proceduto alla definizione di questo modello integrando appunto quanto già previsto dalla specifica nazionale sui database geotopografici, mantenendo la struttura già prevista, strati, temi e classi dalla stessa specifica nazionale. Lo stesso lo abbiamo fatto per per l'illuminazione pubblica. Anche in questo caso non avevamo competenze di dominio, il progetto appunto di Enea, e lo vedrete successivamente, ma abbiamo proceduto ad un'integrazione nelle specifiche nazionali in maniera sistematica e utilizzando la stessa semantica, struttura e codifica prevista dalla specifica dallo standard nazionale sui database geotopografici. Altro esempio è quello di cui parlava anche Antonio Rotundo all'inizio, cioè la produzione del modello dati relativo all'anagrafe nazionale numeri civici e strati urbane di Istat e Agenzia delle Entrate, che abbiamo integrato nello strato preesistente 03 gestione viabilità e indirizzi dello standard nazionale sui database geotopografici. Anche in questo caso la specifica, il dominio, diciamo, è di responsabilità di Istat e Agenzia delle Entrate, e abbiamo definito in collaborazione col CIFIS, peraltro, questo modello che è perfettamente integrato nei database geotopografici. Per intenderci molto velocemente, ma sicuramente ne parleranno le colleghe di Enea, l'integrazione del data model, del dominio per l'illuminazione pubblica si è materializzata poi nel database geotopografico attraverso quattro classi astratte che sono state poi declinate in ulteriori classi, sono quelle che vedete perimetrate di verde, materializzate con una componente spaziale che dettagliano le classi astratte, ed altre classi tabellari che sono quelle che vedete perimetrate in azzurro. Quindi di fatto abbiamo creato un'ontologia, diciamo, per questo dominio particolare che si integra nei generali database geotopografici. Veniamo allo step 3. In questo caso, quindi, siamo nella condizione in cui il tematismo che vogliamo descrivere non è contenuto né può essere rapportabile allo standard nazionale, quindi alla specifica sui database geotopografici. In questo caso un lavoro che abbiamo in corso è quello dell'integrazione di uno strato ad hoc che fa riferimento alla pianificazione urbanistica. Si tratta di un'attività che ci è stata sollecitata dalla Regione Umbria e da un comune inizialmente, comune di Bastia Umbra, ma che dovrebbe poi riguardare altre regioni e altri comuni, e che ha come obiettivo semplificare la fase, velocizzare, quindi vedete che rientrano sempre le questioni relative al PNRR e al piano triennale. Vi dicevo, velocizzare e semplificare i processi amministrativi in fase di approvazione degli strumenti urbanistici comunali. Per fare questo, appunto, viene definito, stiamo definendo, uno standard per la produzione dei dati di questo particolare tematismo, di questo particolare dominio. L'idea quindi qui, però non prendetela come definitiva, anzi, sarete sicuramente informati dalle news successivamente di geodati.gov.it, è quella di creare un nuovo strato, vi dicevo, 11, che quindi si aggiunge, si accoda a quelli già presenti nei database geotopografici, relativo alla pianificazione, che viene poi declinato in due temi, pianificazione regionale e comunale,
a loro volta declinati negli oggetti che effettivamente contengono gli elementi urbanistici, che sono le classi. Per esempio, avremo la classe vincoli che fa parte dello strato pianificazione regionale, scusate, del tema pianificazione regionale dello strato pianificazione urbanistica. Questo tema dovrebbe essere particolarmente importante anche perché via via poi si sono aggiunti degli altri soggetti interessati all'argomento. Pensate per esempio al discorso relativo alla via VAS, quindi alle valutazioni ambientali che riguarda essenzialmente il Ministero per la Transizione Ecologica, oltre che le regioni. Quindi anche altri soggetti, altri organi centrali sono interessati all'argomento. Molto velocemente vi do qualche riferimento sul data model ANCSU, anche perché poi sarà trattato anche dai colleghi del Comune di Genova. In questo caso abbiamo prodotto un data model, diciamo questo l'ho splittato perché è stata pubblicata proprio questa specifica in questi giorni. Questa proposta meglio di specifica e riguarda appunto l'integrazione della descrizione dati della specifica ANCSU definita da Istat e Agenzia delle Entrate, che peraltro ha superato il parere del garante a fine ottobre e che quindi sarà pubblicata come specifica interdirigenziale Istat Agenzia delle Entrate entro l'anno. Quindi abbiamo provato a modellare questo tipo di contenuto nel database geotopografico aggiungendo un nuovo tema e producendo una struttura in classi che, almeno in questa fase iniziale, diciamo, rimane separata dai contenuti del database geotopografici che già contengono questo tipo di tematismo. Questo perché volevamo mantenere integralmente e puntualmente quanto previsto dalla specifica ANCSU definita da Istat e Agenzia delle Entrate. Quindi, almeno in questa fase iniziale, abbiamo proceduto solo a relazionare i nuovi oggetti a quelli già esistenti nel database geotopografico. E quindi quello che trovate pubblicato è in realtà un documento che supporta chi deve gestire, ma soprattutto produrre, quindi essenzialmente i comuni, i dati propri dell'Anagrafe Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane. Anche in questo caso è importante evidenziare che nel processo, diciamo, di definizione dei modelli tematici interoperabili di tipo geospaziale, facciamo sempre un passaggio sulla verifica di conformità rispetto a quanto previsto dalla direttiva INSPIRE. E nella parte conclusiva di questo documento trovate una mappatura puntuale, diciamo, dei contenuti propri del modello tematico proposto rispetto a quanto previsto dal Data Specification sugli indirizzi della direttiva INSPIRE, quindi l'allegato 1 della direttiva INSPIRE. Per definire questi modelli, così come è stato fatto all'inizio per il modello concettuale, quindi il documento in linguaggio naturale dei database geotopografici, abbiamo sempre utilizzato gli strumenti propri della GeoML Methodology, in particolare il GeoML Catalog, che ci ha permesso di produrre i documenti in linguaggio naturale, ma che in realtà, avendo un SCS di riferimento, quindi una specifica di contenuto di riferimento, permette a chiunque di utilizzare questa SCS per generare modelli implementativi fisici, per esempio gli shapeflet, o documenti sulla modellazione fisica, tipo i documenti di mapping, cioè documenti che descrivono la mappatura tra le classi e l'implementazione fisica che scelgo per il mio database geotopografico. Vi dicevo, gli strumenti della GeoML Methodology, in realtà utilizziamo solo il catalog, il validator però può essere utilizzato, avendo a disposizione l'SCS, per
per procedere poi, una volta popolati i dati creati, con la validazione degli stessi. Quindi, da questo punto di vista, abbiamo chiuso il ciclo che avevamo definito all'inizio, cioè partendo dalle specifiche sui database geotopografici, procedendo con le integrazioni che hanno seguito il processo descritto, abbiamo creato in realtà un modello di database geotopografico integrato che coinvolge più soggetti sia nel popolamento sia nella gestione degli stessi dati. Quindi siamo andati a intervenire anche, qua viene sempre richiamato il PNRR, piani triennali, sull'aumento dei soggetti coinvolti e quindi nel miglioramento della qualità dei dati e dei servizi. Ovviamente più sono i soggetti coinvolti, più sono i responsabili di dominio, più contenuti ci saranno nel mio database geotopografico integrato e soprattutto più questo sarà aggiornato. Ovviamente tutto ciò che abbiamo prodotto è stato poi integrato nel sistema di registri Inspire Italia, di cui vi ha parlato Antonio, e quindi chiunque voglia procedere con un'integrazione tematica ed ha la responsabilità su quel tipo di contenuto, dovrà registrare, diciamo, lo stesso contenuto nel sistema di registro Inspire Italia, che gestisce appunto univocamente ogni contenuto definito in questi modelli. Ora vi faccio un esempio di servizio applicativo, non perché sia particolarmente interessante o diciamo di attualità, quanto per far capire che in realtà l'interoperabilità, cioè procedere nel modo che ho cercato di spiegarvi, è utile per produrre servizi che possono essere anche al di fuori della tematica che viene trattata nella modellazione. In questo caso si tratta di un progetto sviluppato dal CISIS a cui ho collaborato direttamente, che prevede l'utilizzazione dei dati geospaziali a supporto della gestione dell'emergenza Covid-19. In particolare, si tratta di una proposta in realtà molto semplice, che utilizza database geotopografici e diciamo il PEL IP, quindi il censimento dell'illuminazione pubblica nella modellazione di cui ho parlato precedentemente, per la diciamo, installazione di sensori che verificano il distanziamento fisico nei centri abitati e altri fattori tipo l'uso della mascherina, eccetera, eccetera. Vedete che non stiamo utilizzando dati relativi alla sanità né dati relativi alla sicurezza, ma dati geotopografici e dati relativi all'illuminazione pubblica, in particolare la localizzazione delle infrastrutture, quindi pali della luce essenzialmente, che sono dati che apparentemente non c'entrano niente con la gestione dell'emergenza Covid-19, ma se produciamo modelli tematici secondo la logica dell'interoperabilità, possiamo produrre anche questo tipo di servizi. In particolare questo servizio, ora ve ne parlo molto velocemente, se poi volete possiamo approfondire, prevede tre fasi di implementazione. La prima sfrutta le caratteristiche proprie del database geotopografico per la definizione delle zone critiche, cioè il database geotopografico ci permette di conoscere in maniera approfondita il territorio, quindi ci permette di definire delle zone che potenzialmente possono essere a rischio assembramento, perché oltre all'individuazione delle aree stradali o pedonali o ciclabili, o veicolari che possono essere, diciamo, soggette appunto ad assembramenti, ci permette di individuare anche, di localizzare, diciamo, gli elementi attrattivi dal punto di vista degli assembramenti, quindi gli edifici, per esempio, storici, turistici,
o le attività anche commerciali particolarmente attrattive. In questo caso bisogna integrare anche dati ancillari provenienti appunto dalla conoscenza approfondita. Definita questa mappatura del scusate, vi ho perso, mi sentite? Eccoli, sì, ora sì, ti Ah. sentiamo. Stavo intervenendo, non so se riesci ad avviare la webcam, così vediamo se Ah, sì, scusate. ci senti. Deve essere caduta la connessione. Sì, Sì, io vi eccoci, sento. vai. Ti No, vado chiederei subito. di avviarti verso la conclusione, Sì. così Leonardo andiamo avanti. Grazie. Quindi, diciamo, la sovrapposizione, diciamo, semplificando, della mappatura delle zone critiche a rischio assembramento con i dati propri della localizzazione delle infrastrutture, quindi dei pali della luce, ci permette di selezionare una serie di infrastrutture nella fase 3, su cui posizionare i nostri, sensori. Ovviamente abbiamo fatto anche una scelta di mercato, diciamo, abbiamo verificato che queste condizioni sono realizzabili. Questo ci permette di superare una serie di problematiche che sono quelle che normalmente vengono considerate per quanto riguarda il rischio degli assembramenti, qui li vedete citate velocemente. Solo l'ultima slide per chiudere. Evidenziare il fatto che tutto quello di cui abbiamo parlato in effetti sono argomenti trattati sia nel PNRR sia nei diversi piani triennali, fra cui l'ultimo aggiornamento 21-23. E con questo ho finito. Grazie. Grazie, grazie Leonardo. Ora andiamo ad affrontare, andiamo a vedere come Enea ha, come dire, sviluppato, attuato, no? Un modello utilizzando questa tipologia di database geotopografici. Quindi passiamo a Nicoletta Gozzo, Enea, oppure Laura Blaso, non so chi, quale delle tue colleghe Parto io, mi ha parlato sentite? prima. Mi Sì, troppo sentite? forte. Sì, Benissimo, prego. parlo più piano. Va bene, buongiorno a tutti, sono Nicoletta Gozzo, Enea di Divisione Smart Energy. Noi sono anni che stiamo collaborando con Agid sui temi della digitalizzazione della PA e anche di far sì che questi dati, dell'interoperabilità dei dati, quindi che questi dati vengano messi a sistema, vengano messi in condivisione. Da molti anni infatti abbiamo sviluppato tutta una serie di progetti, un cluster di progetti che puntano all'obiettivo ovviamente della Smart City e all'obiettivo molto più ambizioso e generale della transizione ecologica che sappiamo passare attraverso la transizione energetica e prima ancora alla transizione digitale. Smart City intesa ovviamente quale città in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e quindi che conosce pienamente quelle che sono le loro esigenze, che sono le infrastrutture che forniscono i servizi e quali sono i servizi che vogliono, e transizione digitale, transizione ecologica e transizione energetica che invece punta ad una migliore gestione del settore energetico, quindi dei consumi energetici per andare a creare proprio un equilibrio fra l'offerta e la domanda di energia e in particolar modo gestire questo equilibrio grazie alle soluzioni digitali per passare ad una ingente riduzione dell'energia prodotta da fonti fossili e potenziare invece quella delle energie rinnovabili. Ovviamente questo è tutto un gioco di incastri, di equilibri fra quello che vorrei, quello di cui dispongo, quello di cui posso dispondere, posso
disporre e quello che vorrei consumare. Il concetto di base è quello proprio dell'energy on demand, andare a consumare solo in funzione delle effettive richieste. Tutto questo ovviamente si basa sul dato, sulla gestione delle informazioni, sull'aggregazione dei dati, sulla valutazione. Ed è per questo che Enea, nell'ambito di questo cluster di progetti, cui vediamo il PEL, di cui poi parlerà la mia collega in modo particolare, è andato a sviluppare da un lato una soluzione metodologica in primis e al secondo posto una soluzione tecnologica, cioè per andare a introdurre e promuovere uno standard minimo di conoscenza, di gestione e di valutazione di quelli che sono i dati delle infrastrutture, dei servizi strategici all'innovazione urbana e alla gestione dei territori, quindi sia a livello di miglioramento dei servizi, ma anche a livello di miglioramento della gestione energetica dei servizi che vengono forniti, oltre anche a valutare quelli che sono i dati che già circolano all'interno, diciamo, della città. Questo anche per favorire dei progetti di riqualificazione, di innovazione che effettivamente siano customizzati su quel territorio per rispondere appunto a quell'obiettivo di smart cities in primis e poi di transizione energetica e digitale. Il PEL, difatti, in particolar modo, oltre a proporre un metodo, propone una soluzione tecnologica che è una piattaforma nell'ambito della quale questi dati, in particolare quelli riferiti all'illuminazione pubblica, agli ospedali e alle scuole, vengono caricati e gestiti. Ma di questo argomento parlerà in modo molto più dettagliato e tecnico la mia collega, la dottoressa Blaso, che spero riesca a collegarsi. Laura, ci sei? Ok, Sì, ci sono. Adesso sì, dovresti anche aver avuto perfetto. qualche problema di nuovo. Benissimo. Buongiorno a tutti, io sono Laura Blaso e sono la responsabile scientifica del progetto PEL dell'Enea. Come appunto ha introdotto la dottoressa Gozzo, il progetto PEL vuole proporre una soluzione metodologica e tecnologica per andare a mappare quelle che sono le infrastrutture pubbliche energivore. Il progetto PEL è il braccio operativo del progetto Lumière, che è un progetto che nasce nel 2010 e che è focalizzato sull'illuminazione pubblica e nasce da un'esigenza: riuscire a capire come sia fatta questa infrastruttura largamente diffusa sul territorio, nella quale molto spesso i comuni e quindi le pubbliche amministrazioni non sanno assolutamente nulla, ma poi quando è necessario intervenire, la pubblica amministrazione deve sapere qual è l'entità e come è fatto questa grande infrastruttura largamente diffusa sul territorio. Quindi gli obiettivi sono fare una fotografia dinamica dell'infrastruttura, perché l'illuminazione pubblica, ma anche altre infrastrutture cambiano nel tempo a seguito di interventi che vengono effettuati. Quindi arrivare alla costruzione di una mappatura universale e delle infrastrutture con la raccolta dati, dare delle valutazioni delle prestazioni, arrivare a definire ad un modello gestionale il sistema al servizio ovviamente di tutto il sistema paese e dare quindi degli strumenti di valutazione. Progetto Lumiere, quindi poi il progetto PEL, quindi già nel 2010 avevano posto l'attenzione sull'importanza di alcune parole chiave: la digitalizzazione, l'interoperabilità, ma soprattutto la condivisione e la trasparenza, perché creare delle raccolte di informazioni, dei dati, dei database, senza condividere poi le informazioni con altre. Con altre infrastrutture, con altre pubbliche amministrazioni, con tutto il sistema nazionale, non serve praticamente a nulla, perché il dato ha valore se e solo se ovviamente viene condiviso. E infatti, molto rapidamente vediamo quali sono gli step fondamentali che devono essere seguiti per capire che quando una pubblica amministrazione detiene un dato e non lo mette a disposizione di altri, alla fine questo dato non vale nulla. Perché il dato di per sé intrinsecamente ha un valore.
I dati sono molto disponibili, ce n'è veramente tanti, però è importante avere un formato che possa essere condiviso con altri, perché solo in questo modo io metto a servizio i dati che vengono elaborati. Con l'elaborazione dei dati posso fare veramente qualsiasi tipo di estrapolazione di informazione a seconda di quello che è l'obiettivo, di quello che è il servizio, di quello che è il background o la necessità dell'amministrazione pubblica, e quindi c'è una lingua specifica che connota la conoscenza a seconda del settore ovviamente che stiamo andando ad analizzare. Tutto questo iter permette di capitalizzare il dato dandogli un valore che appunto ha un valore capitalizzato. Il punto di partenza del PEL come progetto è conoscere, condividere per poter gestire. Quindi l'obiettivo è quello di arrivare ad un rilevamento puntuale dei dati che però sia standardizzato su scala nazionale e che rispetti quelle che sono le regole su scala ovviamente europea, che permetta di arrivare alla conoscenza strategica dei dati per una valutazione. In particolare sono dati statici e dinamici. Fondamentalmente l'obiettivo qual è? È conoscere lo stato dell'arte dell'infrastruttura, capire qual è il livello tecnologico innovativo presente e quale potrebbe essere quello potenziale se si deve intervenire, fare una stima dei costi e dei tempi di rientro per fare una riqualificazione o un intervento, perché spesso una pubblica amministrazione sa dove vuole andare, sa di cosa ha bisogno, ma poi sono i costi che possono in qualche modo bloccare questo tipo di intervento. E non ultimo, capire che tutti i risparmi energetici che saranno conseguibili dall'innovazione tecnologica dell'intervento che sarà fatto sull'infrastruttura devono essere reinvestiti per migliorare il livello tecnologico. Questa è l'architettura principale del PEL, dove fondamentalmente il cuore è il database e le informazioni contenute nel database che ci vengono conferite dall'amministrazione pubblica e dai gestori vengono fruite attraverso dei web services che mettono a disposizione tutta una serie di servizi. Il database viene popolato dalla parte statica e poi dalla parte dinamica che arriva, che viene cadenzata quotidianamente dal gestore o dal comune. Gli utenti finali del PEL siamo tutti noi, cittadini, municipalità, stakeholders, pubblica amministrazione, regioni e ovviamente anche la governance. Gli obiettivi quindi è arrivare ad un censimento nazionale standardizzato per venire a dei KPI che permettano ante posto di qualificazione di dare una sensibilità di come sta l'infrastruttura e di come potrebbe migliorare, e visualizzare anche quelle che sono tutte le informazioni dinamiche attraverso delle visualizzazioni con web servizi web GIS. Ovviamente, tenuto conto della proprietà del dato dell'amministrazione pubblica, l'elaborazione con delle aggregazioni di informazioni possono essere liberamente messe a disposizione un po' di tutti. Il punto di forza del PEL sono stati diversi, è stato un percorso. Il primo, l'avvio del network Lumière, che ha permesso di definire nel caso dell'illuminazione pubblica quale fosse la scheda censimento fondamentale da andare ad identificare, e che ci ha permesso poi, grazie alla collaborazione con l'AGID, che è avvenuta nel 2016, di definire questo modello nazionale standardizzato e omogeneo, che poi è scaturita nella specifica di contenuto del progetto PEL, l'illuminazione pubblica, la cui versione aggiornata è stata pubblicata a marzo di quest'anno. Poi c'è stato l'avvio del PEL all'utilizzo reale da parte dei comuni e dei gestori, in particolare nella convenzione Consip Luce 4 o nel caso del comune di Livorno attraverso quello che è un bando che ha fatto il comune, e quindi con l'obbligatorietà dell'adesione al PEL, avvio del 2019, e quest'anno a luglio, quindi nel 2021, è partita anche il PEL per quanto riguarda la parte dinamica. Come vi presentava prima l'architetto Donaloia, queste
Questa è la struttura principale della specifica tecnica. Grazie al network del progetto Lumiere e quindi parlando con tutti gli stakeholders del settore dell'illuminazione pubblica, abbiamo identificato quali fossero i dati strategici che necessariamente dovevano essere censiti per poter avere una conoscenza standardizzata e minima fondamentale, e che è stato quindi strutturato in quelle classi quali il pod, i quadri elettrici, il punto luce per la parte statica e i dati dinamici come che sono grandezze elettriche ed energetiche, che permettono quindi la conoscenza impiantistica, tecnologica, tecnica, ma anche normativa dell'impianto. Oggi i numeri del PEL sono questi. Allora, dal 2019 è partito il PEL, grazie a Luce 4, a Consip Luce 4. Ad oggi abbiamo 16 comuni, tra cui anche Livorno, che hanno già caricato il loro censimento. Abbiamo 100.000 punti luce caricati, 1.800 pod e quasi 900 quadri elettrici. L'aggiornamento della specifica è stata fatta a marzo ed è operativo già tutto il conferimento dei dati dinamici che i gestori che sono nella convenzione Luce 4 hanno già cominciato ad inviare. Le fasi sono molto semplici. Fondamentalmente, nel momento in cui l'amministrazione pubblica decide di aderire al PEL, c'è una registrazione, è tutto gratuito ovviamente, la predisposizione della scheda censimento, l'utilizzo di vari strumenti di verifica e di validazione delle schede, comunque noi dell'ENEA diamo assistenza per cercare di aiutare nella preparazione del documento delle schede, verifica dei KPI statici, allaccio degli impianti per la parte dinamica, verifica dei KPI dinamici e poi visualizzazione del funzionamento dell'impianto e l'elaborazione di dati aggregati. Queste sono alcune immagini rapide che vi lascio a disposizione della piattaforma PEL. Con l'interfaccia che vede l'utente una volta che è registrato per la parte dinamica, e questo invece per la parte per la parte statica, la prima, per la parte dinamica questo, dove ci sono dei cruscotti con la visualizzazione GIS ovviamente dell'impianto e di tutti gli oggetti georeferenziati così come previsto dalla specifica AGID. In ultimo, i nuovi campi applicativi del PEL quali sono? Come diceva la dottoressa Gozzo, noi abbiamo applicato il metodo anche a edifici pubblici, in particolare scuole. Dall'anno prossimo inizieremo la digitalizzazione del data model in collaborazione con l'AGID ovviamente. Per quanto riguarda le scuole, abbiamo già fatto dei test con dei comuni che in maniera molto preziosa hanno collaborato con noi, in particolare Genova, visto che c'è Genova dopo. Poi la scheda ospedali, anche per questo stiamo facendo dei test con alcuni ospedali e abbiamo quasi completato la scheda per la raccolta delle informazioni. E per quanto riguarda gli edifici, qui è un estratto da cosa sono caratterizzate le informazioni nel data model: dalla parte anagrafica, dalla parte impiantistica, dalla parte di consistenza degli edifici e tutta la sezione sismica, e quindi la definizione di quelle che sono le varie classi per i vari ambiti. Anche in questo caso, proprio perché il PEL lavora così, abbiamo un tavolo con gli stakeholders, quindi con gestori, ma non solo, anche con associazioni, professionisti, e come vedete collaboriamo anche con le pubbliche amministrazioni per andare a definire quelli che sono i dati minimi strategici fondamentali. Non ultimo, abbiamo avviato il PEL per gli Smart Street Services e dall'anno nuovo inizieremo anche con le reti idriche. Io ho terminato e vi ringrazio. Buon proseguimento. Bene, grazie molte, molte grazie, molto interessante questa applicazione concreta dell'iniziativa Enea. Andiamo ora a vedere l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei numeri civici al comune di Genova, e vediamo questa interessante applicazione. Chiedo alle colleghe del comune di Genova, vedo che ci sono. Ok, a voi la parola. Non so chi viene prima, grazie. Se Dorazio o Traverso. Prego. Traverso.
Buongiorno a tutti, io sono Stefania Traverso e sarò a breve il nuovo responsabile dei sistemi informativi territoriali del Comune di Genova in sostituzione del geometra Dorazzi, che chiuderà poi l'intervento. Quello che vogliamo raccontarvi è innanzitutto l'obiettivo che ci siamo posti come Comune, ovvero anche a seguito di un nuovo rilievo ad altissima definizione abbiamo voluto realizzare un nuovo DBGT con strati, temi e classi perfettamente aderenti alle specifiche di AGID e certamente abbiamo e stiamo facendo tutti gli sforzi per modellare i dati anche rispetto alla specifica di ANSU. Grazie al documento fornito da AGID, certamente abbiamo potuto capire meglio come poter modellare l'informazione e come va ad integrarsi lo strato 03 tra il DBGT e quelle che sono le specifiche prodotte da ISTAT e da Agenzia delle Entrate. Come anche l'architetto Donnalloy ha presentato in precedenza, abbiamo visto i due mondi che sono il DBGT e l'ANSU, come coesiste questo parallelo e come sia stato possibile creare un tema 0302 che ha le stesse regole del DBGT, che può essere modellato attraverso il GeoUML Catalog. Noi lo abbiamo provato a fare proprio perché è importante innanzitutto capire il modello concettuale e poi trasportarlo al modello fisico, in questo caso poter avere un modello dati di riferimento per la toponomastica. Possiamo vedere attraverso il GeoUML Catalog Editor come il modello del DBGT andava a identificare quelli che sono gli strati presenti e dove abbiamo 0301 e poi toponimi che ritroviamo anche nel modello ANSU sulla destra. Abbiamo nel modello ANSU quello che è un insieme nuovo, l'archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane. Questo consente di estendere le classi dello stradario al modello fisico locale. In particolare abbiamo studiato nel dettaglio quello che poi anche attraverso o il documento di specifica stesso o attraverso GeoML consente di comprendere gli attributi di ogni singola classe, gli scopi e proprio le finalità per cui ogni singola classe è stata pensata, in particolare quindi i toponimi, l'indirizzario ANSU e gli interni ANSU. Dobbiamo notare che in questo caso abbiamo una componente geografica negli interni, ma abbiamo una componente geografica anche per quello che sono i toponimi classici del DBGT e nell'indirizzario abbiamo addirittura due geometrie, l'accessibilità e la posizione. Questo per il modo in cui gestiamo i dati presso il nostro ente, certamente è un aspetto critico diverso da quello che può essere l'approccio proposto e ci ha posto delle domande. A video potete vedere ad esempio che c'è un cancello e c'è all'interno di questo cancello una porta. La numerazione civica del modello fisico locale prevede che venga assegnato un civico a quello che è l'accesso della porta che vedete sulla destra, eventualmente una replica con una targa sul cancello esterno, ma evidentemente per noi il civico va posto proprio su dove si colloca effettivamente l'apertura. Dobbiamo anche aggiungere, sottolineare come elemento di grande criticità che a Genova abbiamo anche due numerazioni diverse, di colore rosso e colore nero, quindi quelli che sono esercizi commerciali
o altri elementi possono normalmente assumono il colore rosso. Quindi è importante tener conto di questo perché altrimenti non sarà possibile integrare le banche dati in maniera interoperabile e corretta. E quindi quello che poi siamo andati a cercare di realizzare in maniera che direi quasi sartoriale è un approccio che mette insieme la specifica che vedete in arancione tipica del ramo Hangzhou e quella specifica del comune di Genova in rosa, ovvero dei campi addizionali che sono previsti necessari per il comune di Genova, ad esempio qui per i toponimi forse non si riesce a leggere bene perché sono molti, è previsto il toponimo, la descrizione breve ed altre informazioni, ma anche le variazioni intente e altri campi che ci è necessario inserire in questa tabella. Allo stesso modo per gli accessi, qui abbiamo la tabella su due slide. Abbiamo alcuni campi che sono specifici del ramo Hangzhou, condivisi con CGE, ed altri che sono stati introdotti per le necessità del modello locale genovese, e anche, se volete, molteplici. Possiamo notare in ogni caso che abbiamo fatto lo sforzo di mettere insieme quelli che sono i GUML originari, e i nomi dei campi originari nelle tabelle, quindi le tabelle del nostro database si chiamano esattamente con i nomi previsti dalla specifica, laddove esistono, laddove è stato necessario introdurne dei nuovi, abbiamo seguito comunque la stessa modalità e abbiamo utilizzato dei codici specifici da utilizzarsi nel nostro modello locale. Ovviamente anche utilizzando il GUML e customizzato, se volete, si può costruire proprio un documento particolare per l'ente che adotta la sua customizzazione e una elaborazione anche su GUML molto agile da utilizzare. Per gli interni abbiamo anche in questo caso definito degli elementi specifici nostri e altri che sono quelli tipici previsti da Hangzhou. Dobbiamo notare una cosa particolare, qua negli interni come vedete non c'è la geometria. Dentro alla tabella degli accessi invece vedete che c'è il campo geometri, nel campo dei toponimi non c'è la geometria. Quindi la differenza, una differenza importante che abbiamo nel modello fisico locale è la geometria posta in quelli che sono gli accessi e basta, ma riusciamo a gestire l'intero flusso informativo utilizzando delle chiavi secondarie in cui possiamo collegare le tabelle, quindi i toponimi e gli interni avranno poi un riferimento geografico definito dentro alla tabella degli accessi. Quindi quello che abbiamo fatto è stata un'implementazione del nuovo database geotopografico con l'estensione di Hangzhou di tipo personalizzato. Certamente sarà necessario adottare delle viste per Hangzhou, bisogna anche segnalare la necessità di azioni da parte di Hangzhou legate a quelli che sono i meccanismi di interoperabilità e servizi di harvesting e una visione generale la presenta il geometra Dorazzi, a cui cedo la parola, che vi farà le conclusioni dell'intervento. Grazie Stefani, sì, buongiorno a tutti. Io quello che volevo dire essenzialmente è questo, che noi parliamo di dati, il dato ha necessità sicuramente di avere un paio di caratteristiche fondamentali, deve essere innanzitutto attendibile ed aggiornato. Per poter far sì che il dato sia attendibile e aggiornato, perché sennò diventa di poca utilità, è importante che questo dato sia utilizzato quotidianamente, cioè, o comunque che sia gestito
da chi questo dato lo crea, in particolare perché stiamo parlando dell'autopronomastica, degli indirizzi, eccetera, di questo tema, che è un tema che è creato di fatto, nasce nei comuni. E quindi di conseguenza è importante che venga sviluppato lì dentro per quanto riguarda il mantenimento della sua qualità. Il modello nazionale. Il modello nazionale, io ho partecipato a tutte tutti i modelli nazionali che sono nati dalla fine degli anni 80, primi anni 90 in su, dall'intesa Stato-Regione in poi, quindi compreso specifica SINFIG, l'ultimo DL4, eccetera. Per cui è un tema che ho sempre avuto molto, molto vicino, che mi ha sempre attratto. Però ovviamente stiamo parlando di modelli nazionali che devono essere per forza modelli alti, nel senso devono di fatto definire quali sono i contenuti fondamentali che è necessario che possano passare da una parte all'altra e quindi di conseguenza che consentano una conoscenza alle diverse scale di tutte queste informazioni e quindi di conseguenza che si segua però nello stesso tempo nella creazione e gestione del dato un modello di fatto più dettagliato probabilmente. Il dato deve nascere, deve stare, diciamo così, essenzialmente, deve nascere e vivere una volta sola, quindi cioè, il concetto del once only non deve essere scritto, cioè, o meglio, può essere scritto, deve essere scritto in un posto, dopodiché deve essere visto in tutti gli altri posti dove serve, tra questi anche su, però. Se noi andiamo direttamente a popolare il modello ANCSU, ci ritroviamo che per la gestione quotidiana di quelli che sono i servizi che il comune eroga e che anche altri comuni immagino erogano, ho fatto anche un po' di ragionamenti insieme ad altri colleghi di altri comuni, abbiamo fatto un po' di incontri e sono emerse queste questioni. Questo modello, cioè, può non essere sufficiente perché ciascuno in casa sua ha le proprie particolarità, le proprie abitudini, le proprie tradizioni. E che quindi di conseguenza sono fondamentali per poter mantenere uno standard qualitativo dei servizi che i comuni erogano da gestire. E quindi la scelta che abbiamo fatto è proprio questa, nel senso di prendere il modello dati generali, individuare quali sono le informazioni che devono andare in una direzione dal basso verso l'alto, eccetera. Devono essere appunto definiti e creati dei criteri di scambio di informazioni, ma che agiscano non popolando due volte una banca dati, non posso andare a scrivere un nuovo civico sul database del Comune di Genova e poi andarlo a riscrivere su ANCSU. Devono essere definiti dei meccanismi di interoperabilità per cui una volta che io l'ho scritto nel punto oppure lo mantengo aggiornato nell'area dove c'è un utilizzo costante e continuativo e quindi di conseguenza mi vengono evidenziate poi le criticità che potrebbero venire da un dato non aggiornato. E una volta che l'ho scritto lì, deve essere inserito e aggiornato anche nel sistema nazionale. E quindi ben venga questa specifica che ci è stata presentata appunto da Agid, che di fatto praticamente mette insieme il debito topografico con il problema della toponomastica, proprio perché può essere il tramite, deve essere il tramite proprio, no, del colloquio tra il livello locale e il livello nazionale. Direi che è quasi una cosa importantissima questa, perché stiamo parlando di un dato che è vivo tutti i giorni si modifica. Mentre un database topografico, noi l'abbiamo creato uno adesso, e l'aggiornamento, diciamo così, del dato è un pochino più complicato, no? Perché bisogna recuperare informazioni che spesso hanno necessità di un rilievo, di se non addirittura di un volo, eccetera. Mentre invece, per quanto riguarda invece la numerazione civica, c'è una modifica continuativa e quindi di conseguenza devono essere sempre allineate le cose. Per poterle allineare, l'unico sistema, secondo me, è fare un qualcosa che adesso è ancora un po' carente,
ma che credo che sia assolutamente nelle intenzioni di Istat e di Agenzia delle Entrate sviluppare, e per questo sono fiducioso, perché ormai la chiave di interpretazione col modello che Leonardo appunto ci ha presentato, di fatto, che Agid promuove sul suo sito, di fatto la chiave interpretativa c'è, quindi si tratta semplicemente di, tra virgolette, di portare avanti l'attività. Io vi saluto, colgo l'occasione per salutare, visto che ci sono, mi prendo un minuto di spazio personale. Per salutare le persone che vedo che Grazie, sono diverse persone grazie in ascolto Giacomo che mi D'Adorazio, conoscono, ci e in conosciamo da bocca al tanti lupo anni. per Io il con Agid. futuro. Grazie anche di questa testimonianza, come dire, a chiusura di un percorso anche all'interno di un'amministrazione. Vedo che è tornato Gabriele, è arrivato in sala, se vuole intervenire, se può avviare la webcam. Eccolo. Gabriele, non so quanto sei riuscito a seguire degli interventi che si sono Beh, susseguiti in sì, quest'ora e diciamo, mezza. un po' di cose le ho potute seguire, ma niente, volevo, visto che comunque siamo in chiusura, volevo fare qualche piccolo commento. Insomma, innanzitutto salutare Marco Dorazzi, che appunto, diciamo, va in pensione da oggi, quindi insomma lo saluto veramente con piacere. Poi spero che ci possano essere magari momenti di contatto per altre, al di fuori dell'aspetto lavorativo, insomma. E dicevo, per quanto riguarda invece il tema di oggi, è un tema molto interessante. La cosa, diciamo, su cui volevo far riflettere, volevo attirare l'attenzione, è che noi siamo di fronte a un'attività che mette in pratica aspetti concreti di interoperabilità, non dal punto di vista teorico, ma dal punto di vista proprio pragmatico. Attraverso questo lavoro è nato, diciamo, appunto, sono nate diverse situazioni, diverse, diciamo, attività poste poi in essere da altre amministrazioni. Quindi chiaramente noi abbiamo curato la parte concettuale, diciamo, poi naturalmente l'implementazione fisica, le successive attività fanno capo ad altre amministrazioni. È questo il caso del SINFI, che viene gestito dal MISE attraverso Infratel, e quindi insomma, noi abbiamo potuto dare un contributo. Peraltro, insomma, là c'era anche una previsione normativa al riguardo. Abbiamo dato un contributo per costruire un qualche cosa che facesse seguito, e questo poi va un po' a rispondere anche ad alcune domande che ho letto nella chat, che facesse seguito al lavoro svolto a suo tempo nell'ambito del Comitato sui dati territoriali, allorquando sono state definite le regole tecniche. Alcune regole tecniche poi pubblicate, adottate con specifici provvedimenti ministeriali, tra cui appunto quello dei database geotopografici. Quindi un'attività svolta in piena collaborazione con le amministrazioni regionali, con i comuni, con l'Agenzia delle Entrate, con l'Istat, con tutte le amministrazioni che si occupano di dati territoriali. E sui database geotopografici, chiaramente, è stata poi, che è lo strumento principale di gestione per le regioni, per l'amministrazione del territorio, e sulla base di questa, di questa, diciamo, norma, di questa regola, di questa condivisa a livello nazionale, è stato possibile poi attuare queste estensioni, d'altronde come erano previste. D'altronde, quando come avviene anche a livello europeo per Inspire, è bene appunto lasciare lo spazio alle possibili estensioni nazionali. Anche in questo caso è bene, diciamo, la struttura del DBGT lascia lo spazio a eventuali estensioni locali, ma naturalmente è chiaro, le estensioni locali dovrebbero essere disciplinate, comunque portate all'attenzione
per poter consentire che la stessa tematica, la stessa, diciamo, estensione non si accavalli tra un comune e l'altro, tra una regione e l'altro. Insomma, il discorso è un po' complesso, però naturalmente la cosa importante da sottolineare è l'aspetto di questa interoperabilità concreta che si raggiunge attraverso l'applicazione di questo modello dati. Questo è avvenuto nel caso del SINFI, questo è avvenuto nel caso del PEL, la cui implementazione è stata fatta a cura di Enea, come abbiamo visto, e questo sta per avvenire nel caso dell'Archivio Nazionale sulle strade urbane e numeri civici, laddove non si è modificato assolutamente nulla della specifica redatta predisposta dall'Agenzia delle Entrate, dall'Istat, in accordo anche con l'ANCI, ma si è soltanto fatto in modo che attraverso l'applicazione di queste regole tecniche contenute nel documento di AGID, è stato fatto in modo che le amministrazioni comunali potessero produrre e gestire i dati relativi appunto all'Axo secondo regole di interoperabilità coerenti con la normativa nazionale, database geodemografici ed europee, appunto, regole tecniche, implementazione della direttiva Inspire. Quindi questo è un tema molto molto rilevante, che poi lascia spazio alle possibili attività future che sono state in qualche modo, mi sembra di capire dalle domande poste, sono state in qualche modo diciamo, citate dall'intervento di Leonardo, ovvero appunto quello della pianificazione urbanistica. È chiaro che il tema è particolarmente, insomma, diciamo, intrigante, particolarmente anche complesso, e va fatto con attenzione. Prima di adottare una regola, diciamo, è chiaro che necessita di una serie di confronti con il territorio e con gli stakeholders. Quindi, come d'altronde avviene per le regole tecniche dell'agenzia, che diciamo appunto allorquando sono adottate secondo quanto previsto dall'articolo 71 del CAD, quindi previa diciamo consultazione pubblica, previo parere della conferenza unificata Stato, città e autonomie locali, insomma, quindi ci sono una serie di passaggi che appunto a testimonianza e a salvaguardia del fatto che queste regole siano non solo nei confronti nazionali, ma anche nei confronti europei, siano adottate con una larghissima, diciamo, condivisione con tutte le realtà interessate. Quindi niente, io ringrazio tutti quanti gli interventi, tutti quanti gli amici e colleghi che hanno fatto sì che questa giornata prendesse piede, insomma, in un modo ritengo più che positivo. È stato secondo me un tema molto importante che, anzi, questa modalità andrebbe, come dire, esportata anche in altri contesti, perché questo consente di fare cose, appunto, diciamo, come dicevamo prima, ampiamente condivise, non a un ristretto numero di addetti ai lavori. E quindi, insomma, ecco, una buona occasione che poi magari confluisce in attività concrete che tutti possono vedere. E quindi raccomando alle amministrazioni magari di interessarsi e seguire, perché queste infrastrutture che sono state create o che sono in corso di creazione, beh, sono infrastrutture molto importanti per la gestione delle proprie attività, specialmente a livello comunale e regionale. Io ringrazio tutti, Ugo, a te la chiusura e al prossimo appuntamento che sicuramente avrà luogo quello del 27 gennaio sulle infrastrutture dati territoriali. E, vi faremo sapere invece per quanto riguarda la prevista sessione del 13 gennaio se ci sarà e quale sarà la tematica eventualmente per quell'appuntamento. Grazie a tutti della partecipazione, al prossimo webinar e colgo l'occasione per augurare buone festività a tutti. Grazie. Grazie Gabriele, grazie. Abbiamo raccolto qualche domanda, siamo andati un pochettino lunghi coi tempi, quindi adesso sicuramente le raccoglieremo e cercheremo di rispondere in qualche modalità pubblicandole sulla pagina Eventi PA e raccogliendole. Grazie, grazie a tutti. Ai prossimi appuntamenti, in particolare quello del 13 e del 27 gennaio, un caro saluto e auguri a tutti i colleghi. Grazie e buona giornata.